Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo caricatore per batterie 1S. Si tratta dell'Ultra Power SSI AC, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il caricatore, il cavo per collegarlo alla corrente elettrica ed un manuale di istruzioni. Oltre alla rete elettrica possiamo usare una batteria LiPo per far funzionare il nostro caricatore. In questo caso usiamo batterie da 2 a 4 celle. La costruzione del caricatore risulta essere di buona fattura. Il peso è di 219 grammi. Questo caricatore ha 6 canali completamente indipendenti e possiamo usarli con batterie di modello e amperaggio diverso. Possiamo usare LiPo normali o LiPo HV. Infatti, ogni canale ha a disposizione 4 tipi di connettori diversi. Abbiamo micro, MX, MCPX e JST. Per non danneggiare il caricatore è importante usare solo una batteria per canale. Quindi non si possono usare sdoppiatori o due batterie con connettore diverso sullo stesso canale. Ora colleghiamo il caricatore all'alimentazione. Premendo il tasto Select, impostiamo la corrente di carica. Possiamo scegliere da 0.1A a 1A premendo Setting. Per confermare la nostra scelta, teniamo premuto a lungo il tasto Setting. Premendo ancora Select, scegliamo il tipo di batteria. Quando lampeggiano, cambiamo tutti i tipi in una volta premendo Setting. Per salvare la nostra scelta, teniamo premuto a lungo il tasto Setting. Se vogliamo, è possibile personalizzare ogni canale col tipo di batteria che preferiamo. Ad esempio, decidiamo di dedicare i canali 2 e 3 alle LiPo HV. Anche questa volta confermiamo la nostra scelta tenendo premuto a lungo il tasto Setting. Come vedete, nei canali 2 e 3 lampeggia il LED verde. Questo per ricordarci che i canali sono impostati per caricare le batterie HV. Il caricatore mantiene in memoria le impostazioni scelte. Se ad esempio colleghiamo una batteria LiPo, il caricatore terrà in memoria che i canali 2 e 3 sono dedicati alle batterie HV. Ora siamo pronti per caricare le batterie. Basterà semplicemente collegarle al connettore corrispondente e partirà la carica. Come abbiamo detto, i canali sono indipendenti e possiamo collegare o scollegare le batterie senza problemi. Quando la carica è completa, veniamo avvisati da un segnale acustico e i LED diventeranno verdi. Per concludere, possiamo dire che questo è uno dei caricatori 1S più completi, precisi e affidabili tra quelli disponibili in commercio. Abbiamo una buona varietà di connettori, ben 6 canali indipendenti e la possibilità di scegliere tra LiPo normali e LiPo HV. Le dimensioni compatte e la possibilità di alimentarlo tramite batteria esterna lo rendono ottimo da portare sempre con noi. L'unica cosa che manca per renderlo perfetto è la modalità Storage, che comunque ho notato manca anche negli altri caricatori di questa tipologia. Questa era la mia recensione dell'Ultra Power SSI AC. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.